Secondo un'antica leggenda, il licantropo sarebbe un essere umano condannato da una maledizione o predestinato già dalla nascita a trasformarsi in un lupo feroce ad ogni plenilunio. Nelle favole è sempre il personaggio cattivo, capace di incutere timore e paura, come nel caso di Cappuccetto Rosso e dei Tre Porcellini. Nella letteratura medica, però, esiste una vera e propria condizione mentale nota con il nome di licantropia clinica. La licantropia clinica è un raro disturbo mentale con presenza di delirio, in cui il soggetto che ne soffre crede di potersi trasformare in un animale, in particolare in un lupo. Pensa quindi di assomigliare a un animale, non solo nell'aspetto, ma anche nel comportamento. Le persone che soffrono di questa alterazione non devono per forza credere di trasformarsi in un lupo, ma possono essere anche altri animali, come un cavallo, un maiale e un uccello. Queste allucinazioni fanno credere al paziente che il suo corpo stia cambiando nel tempo. Avvertono una sensazione che i denti stiano diventando più grossi, così come le dimensioni della bocca. Possono arrivare a camminare su quattro zampe, ululare, fino ad attaccare gli altri. Negli stadi più gravi di questa sindrome, i soggetti affetti da licantropia clinica desiderano cibarsi di carne cruda, a volte umana, e persino del sangue. Famoso è il caso di Peter Stubb, un serial killer tedesco affetto da licantropia clinica, conosciuto per aver dilaniato i corpi delle sue vittime con i denti, bevuto il loro sangue e mangiato il loro cuore. Molti di questi sintomi vengono però ricondotti alla schizofrenia o ad altre malattie psichiatriche o ad episodi psicotici, visto che la licantropia clinica è un disturbo non riconosciuto a livello internazionale. Sono pochi i casi documentati e che soddisfano alcuni criteri particolari stabiliti. Quali sono le cause? Le cause non sono del tutto chiare. È un vero e proprio richiamo del cervello alla foresta. Potrebbe essere una conseguenza di altri disturbi, come il disturbo bipolare, la depressione clinica o la schizofrenia. Potrebbe anche essere causata da lesioni neurologiche o a un deterioramento cognitivo dovuto ad alcune malattie, come la demenza. Altre cause potrebbero essere delle lesioni che colpiscono delle specifiche aree del cervello responsabili della rappresentazione della forma del proprio corpo, che possono quindi provocare disturbi da errata identificazione. I comportamenti psicotici scatenati dalla licantropia clinica potrebbero anche essere influenzati dal contesto culturale in cui si vive. Come viene curata? In genere la licantropia clinica viene trattata con la psicoterapia o con farmaci neurolettici, detti anche farmaci antipsicotici, che hanno un'azione prevalentemente antidelirante e antiallucinatoria. Agiscono in particolare su alcuni neurotrasmettitori, in modo da ridurre l'attività della dopamina nel cervello. Servono quindi a ridurre i comportamenti istintivi e aggressivi.